Salve a tutti ragazzi, benvenuti insieme in questo nuovo video di Palestron. Bene, andiamo pure avanti, madonna che emozione. Dobbiamo andare a liberare la tipa top. Oh, ma lei com'è morto malo? Non ha detto mai nessuno? Vabbè, comunque è ancora vivo. Vabbè, non importa. Ma che succede? Apri! Mamma mia, che violenza. Sei solo un pallone gonfiato, stronzo. Oh, bella topina. Buona chance. Aia, 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 aia. Insomma, sì. Sicuro aia, che vuoi ancora toccare un pezzo di merda? Come sei fine? C'è proprio una donna da mare. Oh, che bel culetto. Oh, salve, che bello spazio. Spero ne sia valsa la pena. La pena, la pena, sì. Eccola lì. Un'inquadratura proprio affabile. Cioè, le tette che si muovono. Bel lavoro. Ah, sì? Anche quello è bel lavoro. Lo sai chi siamo? Siete quei due cazzi flosci che ci hanno attaccato. Abbacci piano. Dead Echo. Una squadra di stronzi che è andata a puttane e ha ucciso 10.000 tra uomini, donne e bambini. 10.000 innocenti. L'hai sentita, Ishii? 5.000 in più rispetto all'ultima volta. Che cosa vi è saltato in testa? Roba da mediocri. Non potevate semplicemente andarvene. Non avevamo scelta. Con la taglia della Confederazione su di noi, dovevamo distruggere l'Ulysses prima. Ehi! Tranquilla. Noi continuiamo. Ah! Oddio. Dov'è la sala d'evacuazione? Quadratura un po'. Hai intenzione di aiutarci? Ehi, diamoci un taglio. Vogliamo tutti la stessa cosa. Abbandonare questa roccia. Qui intorno è troppo pericoloso perché tu possa farcela da sola, tesoro. Noi aiutiamo te a evadere e anche tu aiuti noi. Ecco l'accordo. Va bene. Ma se provate ancora a toccarmi, vi faccio a pezzi. Certo, immagino. E vabbè, è andata così. Ehi, diamoci una calmata. Lo so, non possiamo fidarci, ma lei ci serve viva. Io non mi fido di voi due e non ci metterò niente a farvi un bel buco in testa se tradirete la mia fiducia. Oh, che carino. Mi dispiace. Ok, bene, andiamo. D'accordo. Sento che fa impressione, vederlo così. Un ottimo lavoro. E beh, insomma, cavoli. L'ha sbudellato. Vabbè, insomma, è andata così. Quindi salva Triska. L'abbiamo salvata Triska, ma si è salvata anche da sola. Lei era chiuso con uno qua a fare le cose. Ok, oddio. Oh, salve signorina, lei è molto piacevole vedere, insomma, che... Ma guarda che faccina. Prima le signore. Come dire, se me l'ha detto lo prendo, lo rovino. No, lo tengo lì che è meglio. Insomma, sì. Ecco qua. Che razza di psicopatico può fare così? I Creep e gli Skull sono in guerra. Skull? Gang umanoide. Stupidi tatuaggi e mancanza di immaginazione. Cose così. Vabbè. Il cibo scarseggia, quindi gli Skull trattano i Creep come bestiame. I Creep allora cercano vendette e massacrano tutti gli umani che trovano. Ma si era incastrato. Se gli vado vicino e vado giù, si rimane incastrato giù. Ma non l'ho capito questa. Vabbè, non importa. Si vede che voleva. Sì. Sì, le cose. Ok, andiamo pure su. Dai, togliti del marrone, ma stai sempre tra le palle. E qui non c'è niente, vero? Non posso neanche cadere. Bene, tutto sbrigato. Salve. Vediamo un po'. Cosa mi dici mai? Abbiamo 27.000, quasi 30.000. In effetti non è malo. Fucile a giacchino messo bene. La pistola è messa bene. Questo possiamo anche prendere 100. Questo facciamo così perché può essere utile, ragazzi. Quando c'è proprio un sacco di gente, possiamo anche usarlo. Vabbè, andiamo pure. Scusate, ho fatto le mie solite. Dove cazzo devo andare? Mi sono perso di nuovo, ma porca vacca. Allora, qui non si può andare. Qua non si può andare. Si può andare. Ah, ecco qui. Qui. Ecco qua. Qua si può andare, ma non si può andare neanche. Un checkpoint. Cos'è che gira lì? Ok. Le piante sono olografiche. Oh, che carine. Vabbè. Oh, cazzo. Aspetta, scusi. Accidenti, è un vero casino. Forse è meglio così, non baderanno a noi. Oh, ma lo faranno. L'unica via di fuga è proprio attraverso quel casino. Ho fatto un liscio da panico. Cioè, non ho mai fatto un liscio del genere. Vabbè, pazienza, insomma, sì. Allora, qui vi ricordo che è bel casino, ma proprio tanto bello. E quindi useremo il nostro fucile.
cucina da cecchino. Ecco qua, vediamo un po'. Questo tendisco mi faceva vedere in mezzo a tutto questo casino che io lo stavo prendendo alla faccia. Oh, mamma mia. Allora, vediamo di prendere questi, perché questi potrebbe essere difficile prenderli. Ok. Perché... Pum! Oh, che bella coscia! Ma che cazzo... Grazie, Trish, mi hai salvato il culo. Poi vediamo cos'altro possiamo facere. Aspetta un attimo. Opla! Ho fatto una figura di merda atomica proprio. Ma che cazzo... Scusate, signorto. Ma che cavolo fate? Ecco qui. Oh, mi scusi, lei può andare fuori un attimo? Mi sono tanto contento. Oh, vertigini 50. Bene. Adesso che abbiamo tutto il tempo di guardare... Ovviamente il trigger non si attiva. Oh, lui mi piace. Lo prenderò sicuro. Guardiamo, il trigger è, mi sa che è più avanti, perché non penso che qui sia finita qui. Troppo vasto il territorio. Vabbè, andiamo con questo. Vediamo se c'è qualcosa. Se ci sono qui le lumache da sparare, di come si chiamano. Altri skull! Dove? Vedete, lo sapevo che c'era il trigger. Cazzius, ovviamente qui non c'è un cazzo. Dai. Oh. Aspetta, 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 aspetta. Vai così e vai così. I proiettili sono silenziosi. Cos'è che vuoi? Aspetta un attimo. Vai a fare il culo. Scusate tanto. Vai anche te nel fuoco, che è meglio. Andate tutti nel fuoco. Che cazzo ha fatto? Cioè, il fuoco non gli fa niente a questi. Ok. C'è qualcosa che devo un po' vedere, rivedere, e capire cos'è che non va. Scusate, c'è un po' di singhiozzo. Già. Mi hai fatto prendere un colpo. Può andare a fare un giro lei così gentilmente? Grazie. Allora, dobbiamo prenderli con molta calma, perché... Altri quattro cazzoni stecchiti. Vai. Bene, altri quattro. Meno male che dai, lei qualcosina fa rispetto a lui che non fa un cazzo. Veramente è bestiale lui. Sto guardando se c'è qualcosa che posso prendere, perché magari c'è qualcosa. Non c'è niente. Le bottiglie sono così nascoste che non le vedrò mai tutte, lo so già. Però dai, non sta andando malissimo. E questo è l'altro trigger. Ok. Eccolo qua. No. Mi scusi lei. È un po' rompicoglione, gli ha detto Manishu, no? Eccolo qua. Riusciamo a mandare da qualche parte? Ok. Vai. Oh, lo so che ho fatto male, però... Oh, cazzo. Mi sono preso un colpo! No, no! Aspettate un attimo, va, che facciamo così e... Pum! Oh! Ho fatto un po' di combo? Mi sono preso un po' di punti? Lo spero, perché insomma sì. Non ho visto se mi ha dato 500, ma pazienza. L'ho fatto perché mi sentivo un po' incasinato. Ok, non c'è nessun altro. Lei sta facendo un ottimo lavoro, complimenti. Signorina, mi piace molto lei come lavora. È detta così, è uscita male, lo so, però insomma avete pazienza. Eccolo qui, scusi di qua, non ce la farò mai. Non ce la farò mai, no, non ce l'ho fatta. Cazzo, per poco. Vabbè, pazienza. Ma scusi, lei è molto atletica. Mangia olio cuore, cioè, no, olio... Skull! Sì, sì, gli skull e cazzal. Oh, mamma mia. Scusi, potrebbe andarvi là che... non vedo niente. No, che è già morto così, peccato. Mi dispiace tanto. Vabbè, pazienza, insomma, sì, ho fatto quello che ho potuto, però almeno... Madonna, che sfraganata che caccia lei. Ok, dovrebbe essere quasi tutto a posto. Why then? No. Facciamo così, e poi così. E poi, tac, vai. Grande, mi è piaciuto tanto. E, oh, aspetta che anche a lei la mando là, che ho bisogno di fare un po' di punti. E combo. È andato in vertigini, vabbè, pazienza. Ho fatto la mia bella cacata e vai. Vai così e poi così. No, l'ho fatto solo unico. Calma. Con calma. Io sto facendo quel che posso, insomma, sì. Mamma mia, che sfraganate di cose che abbiamo cacciato tutti quanti. Non vedo però... Oh, ci sono! Che bello, ragazzi, ci sono. Non le prendo mai tutte, vero? Ecco qui, ecco qui. Non è facile, eh. Ok. Vai! Oh, che bella coscia! Siamo a 29.000, ragazzi, non è male, eh. Non c'è male, dai, stanno andando bene. Non mi posso lamentare. Ok, tutto quello che devo prendere lo prendo. Non so se qualcosa mi ha dato 500, ma l'ho usato. Esci, vai in avanscoperta. Io tengo la ragazza al sicuro. Sì, tu la tieni al sicuro. Ne ho usato uno, quindi ne prendo un altro e siamo a posto. Vediamo altre cose.
No, dai, siamo vivi. Ehi, andava alla grande anche prima che tu e Cranky, il robot giapponese, entraste in scena. Si Cranky? Chiama Ishii. Oddio. Grandioso. Io sono Trishka. E io Grayson sono... Grayson Hunt. L'esempio che mi hanno addestrato a non seguire. Eh beh, benissimo. È proprio amore a prima vista, eh? Insomma, sì. Accidenti, c'è un copicino che è tutto da mangiare. Allora, vediamo se c'è qualcosa qui. Sembra un posto così pacifico, ma comunque non è messa bene questa diga, eh? La vedo un pochino, come posso dire, vabbè, speriamo la riportino. Allora, checkpoint, mi fa piacere tanto. E dimmi qualcosa tu, mi guardi con quella faccia come dire, se ti prendo vedi che ti faccio. Speriamo niente di buono, cioè speriamo qualcosa di buono, insomma. Non riesco più a parlare. Allora, vediamo un po'. Skull! Dove? Ma porca vacca, no, scusi Skull, devo andare di là, ma vai di là, ma porca troia, questo cazzo di stronzo mi fa sempre i casini. Va bene, insomma, sì. Assaggia la mia furia. Assaggia sto cazzo, vai. Oh. Mi stai sparando a me o è un'impressione? No, perché mi sembrava proprio che stessi puntando a me. Ok, abbiamo fatto un altro... Mia, che cattiveria. Arrivo io, arrivo io. Divertiti. Togliti dal cazzo. Oh, così si deve divertire lui, no? Divertiti, lo lascia per terra. Divertiti cosa? Divertiti. Divertiti, rimane per terra. Mamma mia, questo è fumato. Non so, così. Andiamo pure. L'aiuto io, signore. Gli è caduto qualcosa. Ecco, guarda, lo vado a prendere. Era caduto da quelle parti. Va bene. Eccoci qua, eccoci qua. Ho fatto una cacata atomica proprio. Porca vacca, è uno esatto. No, aspetta, un altro va. Ma no, non dare i calci lì, devi darli qui i calci, porca troia. Insomma, no, ma porca vacca, ho sbagliato pulsantico. Di là, mi scusi. Ecco, bravo, vada giù che è meglio. Questo è la... bravo. Mi dispiace che le kill che fanno loro non prendo i punti io. Sarebbe stato bello prendere, sennò mi tocca correre e impedire che loro facciano danni. È una cosa che non è piacevole. Salve. Ah, 500 mi sono assicurati. Buono, dai, siamo quasi 30.000 alla fine. Non è malo, eh. Qui ci saranno ancora altri piccioni da prendere? Ma va là, non ne vedo mezzo. Peccato, mi sarebbe piaciuto tanto. Va bene, dai, forse andiamo. Ma state sempre tra le palle, però insomma. Ti togliete dei coglioni, devo... Come lo premo? Ah, già voi. Non mi guardare sempre con quella faccia da culo. Ma che cazzo, ti stai sbrodolando i pantaloni, eh? Insomma, vabbè. Te no, nessuno sbrodolo da nessuna parte, purtroppo, insomma, sì. Vabbè. Dovrebbe essere... Perché mi sto buggando? Perché io mi buggo sempre? E adesso voi ditemi come io me ne esco da sto schifo. Perché mi buggo sempre io? Perché sono su questo, in questo gioco ce l'ha così tanto con me? Perfetto. Mi sono buggato. Ovviamente non posso farci niente. E tutto, siamo contenti. Che bello, mi sono buggato, ragazzi. Che felicità. Cioè, io ditemi perché deve essere sempre così. Riavvia dal checkpoint. Io riesco a prendere i bug sempre in tutti i giochi. Quando c'è un elevatoio prendo sempre il bug, come l'altra volta, nell'altro gioco, adesso mi ricordo qual era, che stavo giocando, l'elevatoio è andato su e non sono riuscito a pensionare su. Vabbè, capita, insomma, sì. E ovviamente adesso dovremmo essere a posto, vero? Fornimento. Oddio. No, tutto da capo? Vabbè, ragazzi, faccio un taglio. Tanto non è che posso farvi rivedere tutto da capo, una palla. Vabbè, ci vediamo dopo. Ok, ragazzi, siamo un pochino meno punti. Pazienza, amen. Adesso per piacere, non buggate di nuovo, eh. Cerco di mettermi in un punto tranquillo che non ci bughi. Dove siete voi tutti, vero? Vediamo, perché insomma c'è una bella faccia da culo. Preferirei lei, ma se vado da lei mi bug. Si vede che insomma sì, mi sto un po' antipatico. Va bene, dai. Cercando di fare più punti possibile, alla fine ne fate di meno. Ok. Posso andare? Oh, non mi si è buggato. Meno male. Accidenti. Belli della diretta, sono più o meno. Insomma, più o meno. L'unica via è tra questi ingranaggi. Bene, cazzo, l'ho preso in piena faccia. L'ho preso in piena faccia. Non aspetti. Mi scusi? Ecco, può andare via? Ma no, stare sempre tra i coglioni. Io lo odio quell'uomo, lo odio proprio. Eccolo qua, tenga. Questo che ti deve sparare. È rimasto lì. Ma perché i bug li prendo tutti io? È morto?
sembrerebbe morto. Vabbè, sì, va bene lo stesso, dai, insomma, non importa. Allora, stavamo dicendo che lei... Eccolo qui. Oh, bello questo. Tritacarne mi è piaciuto parecchio. Potrebbe farlo ancora? Che cazzo è? Ma intanto sento degli ulli strani e non capisco da dove provengano. Andiamo pure avanti. Beh, dai, sta andando abbastanza bene, sono contento. Gran casino! Che si fa? Andiamo avanti. Ah, non si può? Ah, beh, c'è qui. Un posto, no? Mamma mia. Stupido idiota! Grazie. È un generatore magnetodinamico. La corrente può far esplodere in mille pezzi l'intera diga. Ha sistemato le cose, andiamo. Se lei ha appena detto di no, non mi sembra che tu abbia sistemato poi tanto bene, insomma, sì. Eccoci qua, siamo tutti qua contenti per quello che ha fatto. I motori stanno per stancarsi. Allora sbrigati. Scusate, Guarda, oh, senza prendere un colpo. Mamma mia, che brutta cosa. Ma togliti dal cazzo, brutto stronzo. Porca miseria, vai via, via. Ecco, sì, mi sono incastrato lì. Ma perché state tutti attaccati a me? Mandatemene a fanculo da qualche parte. Ecco qua, oh, lui è andato via. Questo c'era l'altro filato nella cosa. Ecco qua, via, to. Poi, vediamo di fare. Perché mi ha dato 10 kg, l'ho fatto volare giù. Vabbè, dai, non importa. Stavo dicendo, to. Oh, che bello. To, vai. Vai. No, mi hai fatto una stronzata, non posso sparare a fare niente. Ok, vai. Mi sa, ragazzi, che la sto morendo, Ok, dai, ce l'ho fatta. Ho fatto una scivolata da panico. Non vedo un cazzo, ragazzi. Bravo, dagli una travata lui. Mi scusi lei, mi devo fare una cosa. Qua, ma togliti dal cazzo, brutto stronzo. Tutta colpa sua, guardate voi. Che cazzo si fa a far così? Questo idiota. Dove cazzo è volato? No, porca vacca, mi sono caccato in mano. Ma tu devi togliti dal cazzo, Ishii, perché hai rotto il cazzo. Vedi che ci sono io qua. Santa miseria. Oh, santa vacca. Miseriaccia. Ok, andata. Mi da 10, è incredibile. Vabbè, andiamo pure via qui. Vai esplodere anche il secondo e siamo a posto. L'hai detto te? L'hai detto te, io non dico niente. Quindi andiamo pure. Sei solo una testa di cazzo! Via, forza! Poi potrai lamentarti di come ti ha salvato il culo. Il suo culo mi interesserebbe... Ma vaffanculo! Andatevi... Oh, vai lì. Bene, mi ha dato 10 ancora, incredibile. No, mi ha dato 10 ancora. Vabbè, tu mi dici di fare una cosa, poi mi dici che sono una testa di cazzo. Insomma, deciditi un pochino, c'è un po' di crisi di identità a te. Insomma, andiamo pure giù. Wow, che bello. Beh, adesso dove vado io? Io stavo avendo un problemino. Io faccio così, almeno mi prendo un po' di punti. Ho fatto una cacata, vero? Amen, cosa vi devo dire? Porca miseria, ho cominciato di me. Cioè, ma porca miseria, ecco perché eravate vivi. Ci ho messo, ma va fangulo, va. Vabbè, andate così. Ecco qua, andato. Speriamo di non morirci. Ok, andiamo con l'altro. Ma che... Scusate. Merda. Oh, bella, mi è piaciuta. È stata una sfragata. Che ti avevo detto? Che sono un bel ragazzo. Qual è il piano? Non mi sembra incassata, però. Un piano fantastico. Questo sarebbe il piano? Dobbiamo andare. Fanculo. Diamoci dentro. E vai. È ancora di mano. Lo sapevo che andava di mano giù. Si è ustionato, ma c'aveva dei calli che sono grossi come due case. Ma cazzo, che botta che ha dato. Vulture. Siamo in una cosa. Ma che parate? Oh, cazzo. Mi sono caccato in mano. La diga sta crollando. No, che l'avevo preso, cosa dici? Mai. Ecco qua. Ok, e due li abbiamo fatti fuori. Cazzo, ne arrivano tanti però, Ok. Altri Vulture! Siamo bersagli facili! Sì, lo so, era questa l'idea o è un piano migliore? Sei tu che hai fatto casino! Io ho solo cercato di rimediare! Ah, meno male, no, perché insomma mi stavo preoccupando. Ma sembra tutto tranquillo, parte. Che c'è? Che c'è? Oh cazzo! No! Mio Dio! Reggetemi! Porca vacca, chi l'aveva vista sta onda? Onda su onda. Scusate.
Solito fine. Che merda. Già, però vedere un genio come te all'opera mentre ci risolve i problemi è sempre una gran gioia. Il tuo sarcasmo racchiude un'ombra di verità. Ho fatto metà del viaggio a mollo. Ma puzzi ancora come un topo di fogna. Che coincidenza, topo di fogna è il dopo barba di Ishi. Ah beh, siamo a posto, insomma, sì. Uno dei miei è disperso. Troviamolo ed è fatta. I Creep hanno il mio cappio con la sua posizione. Su quel ponte avremo una vista migliore per cercare la sua capsula. Perché parli piano? I rapporti parlano di questo posto come la zona proibita. Mi segui? Ah, un posto pericoloso. Ok. Scusate, guardavo se c'erano quei piccioni, ma non li trovo. Beh, dai, fermiamoci qua, ragazzi, perché non vorrei che dopo succedesse qualcosa e ci sto altri 30 anni. Scusate il singhiozzo. Allora, ragazzi, io come al solito vi invito a lasciare un like, un commento se vi piace la serie e fammi sapere cosa ne pensate. E per adesso vi do saluto da Shiva. Ciao ciao!